L'amara retrocessione della passata stagione non ha scalfito l'entusiasmo della giovane dirigenza della Faresina, che riaffidando la presidenza a Dario Di Federico ha voluto dare un segnale di vitalità e di rinnovate ambizioni per un pronto ritorno in prima categoria. I biancazzurri, che non nascondono le proprie aspirazioni di altissima quota, si preparano all'avvio stagionale con gli impegni in Coppa Abruzzo e il primo turno che si gioca in casa per la gara di andata mette di fronte ai biancazzurri di mister Cellucci la rinnovata e anch'essa ambiziosa Virtus Rocca San Giovanni. E in effetti gli ospiti, dopo il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo, dimostrano subito di non essere arrivati da queste parti per una scampagnata, ma anzi sollecitano la retroguardia farese con diverse iniziative in area biancazzurra. Al quinto, un errato disimpegno di Salvatore offre un involontario pallone d'oro al roccolano da Mario, che scaglia subito in porta ma viene fermato dal superlativo intervento di Felizzi, il quale si rifugia sul fondo con la sfera che lambisce l'incrocio dei pali. Bisogna arrivare a ridosso della mezz'ora per tornare ad annotare una nuova insidia dalle parti dell'estremo farese, estremamente reattivo sullo spiovente da fermo dal corridoio di destra, reso più insidioso dal velo dell'appostato Saturnus. L'iniziale predominio territoriale dei ragazzi di mister Bucci si conferma anche subito dopo, quando gli ospiti invocano il penalty in seguito allo scontro in area tra Salvatore e Angelucci. Tutto regolare per il signor Verna di Vasto, che lascia correre. Pochi istanti dopo, Felizzi è determinante per opporsi al tiro ravvicinato di Saturnus. Scampato il pericolo, i locali si fanno vedere anch'essi in zona d'attacco, anche se il diagonale ravvicinato di Rapino, ottimamente respinto da Pagano, rimane sostanzialmente l'unico acuto dei padroni di casa nel corso del primo atto. Decisamente più deflagrante la replica successiva della squadra virtussina, che va a chiudere in vantaggio la prima frazione grazie alla segnatura di Morici, che infila nel sacco con un magistrale piazzato dalla distanza, con la sfera che va a depositarsi nell'angolo alla destra del malcapitato Felizzi. Al riavvio dei giochi, il copione sembra quasi in carta carbone con l'andamento del primo atto, ma l'iniziale acuto roccolano, in verità piuttosto innocuo, rimane un episodio quasi isolato nel corso della ripresa, che da questo momento vede il netto sopravvento della squadra di casa, guidata in attacco dal sempre temibile Rapino, che al dodicesimo fa le prove generali in un paio di occasioni ravvicinate, ma in entrambi i casi Pagano è attento e riesce a limitare i danni, cosa che non gli riesce all'infinito. E infatti al terzo tentativo del bomber rivale è quest'ultimo ad avere la meglio, ripristinando l'iniziale risultato di parità. La rete arriva al 17esimo con un guizzo davvero rapace d'area, raccogliendo l'invito del compagno di reparto di Fulvio. La Virtus non fa in tempo a metabolizzare il passivo e tre minuti dopo è costretta a capitolare nuovamente per il sorpasso biancazzurro, che stavolta porta l'autografo di D'Angelo, il quale va a festeggiare la segnatura a pochi secondi dal suo ingresso in campo con una pregevole incursione dalla sinistra, che sfrutta al meglio il prezioso suggerimento di Parente e non lascia scampo all'estremo avversario. La Virtus prova a reagire con l'irruzione in area del neoentrato Meledeani, che tuttavia non riesce a sfruttare un invitante suggerimento dalla sinistra. Va molto meglio allo scatenato Rapino, che in pieno recupero griffa la sua doppietta di giornata. Terzo sigillo per la truppa farese, che va a mettere una seria ipoteca sul discorso qualificazione. È il tecnico della Faresina, chiamato quest'anno a risollevare un po' le sorti della passata stagione, che come si sa non è andata molto bene. Sì, salve, diciamo che abbiamo iniziato un nuovo progetto, è tornato anche il presidente a rafforzare la dirigenza già presente, e abbiamo iniziato un progetto nuovo con dei giovani e una rosa da portare avanti e da far crescere. Tu, mister, l'anno scorso non hai allenato, quindi hai fatto un anno sabbatico. Primo anno che ti trovi qua, solo preparazione, prima partita, come ti sei trovato? Sì, è stata la prima partita in generale per noi, perché purtroppo non abbiamo potuto fare nemmeno molte amichevoli. Prima partita ufficiale, difficile dal punto di vista della preparazione, perché siamo ancora carichi per la preparazione fatta finora, ma comunque abbiamo incontrato anche una buona squadra, il Virtus Rocca San Giovanni, darà filo da torcere a tutti in campionato. Chiaramente, mister, oggi si è visto un po' sul primo tempo una squadra un po' contratta, non soltanto sul piano fisico ma anche tecnico, qualche spunto del solito Pasquale Rapino, però secondo me poco supportato.
Sì, abbiamo ancora molto da lavorare a livello tattico in campo. I ragazzi sentivano questa prima partita ufficiale, ci tenevano a far bene, ma ripeto, i carichi di lavoro erano importanti, abbiamo fatto allenamento fino a ieri, quindi mi aspettavo questa difficoltà a livello fisico anche per il caldo eccessivo. Sì, come dicevo mister, una buona partita, un allenamento abbastanza impegnativo visto che era una partita di Coppa Abruzzo e avete tutto il tempo per rimettervi in carreggiata e di correggere qualche errore. Certamente abbiamo ancora 2 settimane piene di lavoro, di preparazione, più che buon allenamento una partita importante perché ripeto il Rocca San Giovanni è una buonissima squadra a mio dire che darà del filo da torcere, è una squadra importante secondo me. Dopo 2 anni è tornato alla guida della Faresina Dario Di Federico, diciamo che anche se non sei mai andato via perché sei rimasto sempre vicino alla squadra, però quest'anno hai voluto riprendere tu le redini delle sorti anche di questa squadra che ahimè come sappiamo l'anno scorso non è andato bene. Buonasera a tutti, sì vabbè quest'anno sono rientrato con la carica di presidente come hanno voluto questi ragazzi, ma andiamo in prosecuzione con quella che era la dirigenza dell'anno scorso. Insomma, sono sempre stato vicino alla squadra anche se per motivi di lavoro non posso seguire più come prima, come anche quest'anno, quindi ho chiesto l'aiuto fisico di questi ragazzi che si stanno adoperando alla grande per la causa della squadra della Faresina e cercheremo insomma di attrezzare una squadra per divertirci in maniera molto tranquilla anche quest'anno. Lo scopo principale, come abbiamo sempre detto, è quello di fare sport per cercare di valorizzare i ragazzi del posto senza avere ambizioni particolari, poi se arrivano i risultati va sempre meglio. Il risultato societario più importante già l'abbiamo avuto perché non abbiamo più ragazzi di fare che vanno a giocare fuori, giocano tutti a fare, questa è la cosa più importante per noi. Deve essere, come ho detto, principalmente uno scopo sociale per dare un'attrattiva, per far rimanere in paese anche questi ragazzi che altrimenti non hanno veramente nulla per stare insieme in paese. Ma adesso abbiamo cominciato questa stagione, insomma una partita un po' particolare, veniamo da 2 settimane di preparazione senza aver fatto amichevoli, eravamo molto pesanti quindi era normale che soffrivamo, però alla fine abbiamo riportato a casa il risultato e va bene così. Sì, come dicevi tu Presidente, Di Biasi è rimasto come vicepresidente, Di Gregorio come dirigente, siete rimasti tutti e come dicevi appunto sono tornati qualche ragazzo che prima stavano fuori e avete cambiato anche il mister. E questo volevo dare un grosso saluto in bocca al lupo ad Aldo Maggini che siamo stati un paio di anni insieme qui. Sì, come dicevo sono rimasti ragazzi che in dirigenza erano realmente fattivi e con loro abbiamo ricostruito questa società, insomma siamo 5-6 ragazzi che ci diamo da fare per organizzare e cercare di organizzare al meglio questa squadra. Un saluto al mister Mancini con cui abbiamo condiviso diverse stagioni insieme, è stata scelta di cambiare la guida tecnica, questo fa parte del calcio, abbiamo la scelta di andare sul mister Cristian Gellucci che conoscevamo per averci giocato contro in diverse stagioni, abbiamo anche contattato in altre occasioni, non si era mai creato questo connubio, quest'anno abbiamo scelto di ripartire con lui. Sono tornati anche diversi ragazzi, insomma abbiamo cercato di rinfoltire la rosa andando a colmare quello che forse era uno dei problemi dell'anno scorso, di avere una rosa un po' troppo corta. Adesso insomma abbiamo innestato diversi ragazzi, siamo 23-24 giocatori che possono affrontare in maniera tranquilla questa stagione. Come dicevi tu Presidente prima, avete creato questo gruppo per divertirvi, però non senza ambizioni. Perché io penso che lottare per andare in prima categoria e tornare dove meritate. Ma è naturale che non si gioca mai per perdere, però come tutti gli anni in cui sono stato presidente io non siamo mai partiti con l'assillo di dover per forza raggiungere un obiettivo. La squadra sicuramente per la categoria è una squadra discreta, penso che faremo un buon campionato.
però ecco, non è che al mister abbiamo chiesto per forza di vincere il campionato. Il mister è stato chiesto di fare un campionato medio-alto che ci consente di divertirci a tutti quanti, sia dirigenti che i ragazzi, per stare tutti insieme. Poi se si riesce ad arrivare al risultato della vittoria sarebbe meglio, ma non è assolutamente la priorità unica di questa squadra. Come ripeto, la priorità unica è creare un ambiente per questi ragazzi per poterli far divertire in paese e dargli un minimo di aggregazione che altrimenti non avrebbero. Questa è la priorità. Poi se arriveranno i risultati sarà meglio. Antonio Bucci, il tecnico del Rocca San Giovanni. Mister, come dicevamo a inizio della gara, avete sofferto un po' degli assenti, però nonostante ciò avete giocato un buon primo tempo. Ma sicuramente sì, abbiamo fatto un buon primo tempo, considerando il fatto che la squadra è ancora in fase di allestimento, quindi alcuni ragazzi non erano al top della forma e quindi mancavano anche la partita intera sulle gambe. Però tutto sommato loro erano bravini, lo sapevamo. La partita mi fa un po' rabbia il gol preso all'ultimo secondo, ma non per altro, per rimanere un po' di più in partita. Poi la partita la puoi perdere pure al ritorno, però perdere 2-1 è un conto, perché era più che insomma, anche perché avevamo avuto due o tre palle gol per fare 2-2, anche se diciamo che loro quasi pure che hanno meritato, ma non c'era il 3-1 probabilmente. Ripeto, poi non abbiamo avuto molti cambi a disposizione, eravamo un po' rimaneggiati, ma non è una scusante, loro sono comunque bravi. Sì, Rocca San Giovanni che riparte quest'anno, con quali propositi, mister? Ma guardi, non i propositi alla fine sono sempre... Non so i propositi, il proposito è quello di fare bene il più possibile. Adesso cerchiamo di finire ad allestire la squadra, perché stiamo ancora in fase di allestimento, ripeto, è quello di fare bene, diciamo così. Poi i campionati, si sa, sono, se parti devi essere compatti, il gruppo, le cose, per ottenere il miglior risultato possibile, tutto qua. Per fare bene, questo è l'obiettivo, poi non le so dire se questa squadra è per salvarsi oppure per fare i playoff, sono cose opinabili i campionati. Poi diciamo che da poco che rifaccio questa categoria e vediamo un po', vediamo, dai, cerchiamo di allestire una buona squadra.